quell'amaro retrogusto. Sei nel posto giusto. Gli uomini ci mettono 5 minuti a far tutto. Tutto. Allora, quando vanno dal parrucchiere loro fanno taglio, shampoo, piega, pelo, contropelo, coperta, caffè, ammazza caffè. Poi il barbiere alla fine gli spazzola tutto, boxer, pedalini, calzini, mutande, tutto. Qualcuno più accurato gli pulisce pure i denti col filo interdentale. 5 minuti, 2,50 euro. Noi? Per lo shampoo 600 euro. Ma come mi stai a lavarsi i capelli? Con champagne e col caviale? E il colore, 1200 euro. Chi mi sta a tingere sti capelli? Picasso! Ma fammi capire, ma come si fa? Poi dice, signora, il colore come lo facciamo? Guarda, come te pare, basta che si intona col rosso del conto. Non c'ho più una lira, non c'ho. Ma poi fosse solo il costo. Andate al parrucchiere. Pure per più appuntamento non è mica facile. L'altro giorno ho chiamato, dico, senta, volevo prendere appuntamento, mi dispiace tutto. No, aspetti! Che è successo? Mi sei liberato un posto e vai! Mercoledì 7 settembre del 2068, la prendo! Ce m'hanno mi nipote, ma lo prendo! Pensa che quando ho prenotato per sta acconciatura, ho pagato in lire. Era appena uscito il primo album di Cugini da Campagna. Ma che stai a scherzare? Una volta tagliati, poi una volta fatti, che tu sei tutta bagnata, ti guardi allo specchio e il parrucchiere mi guarda e mi fa, come li facciamo la piega? Io gli faccio, guarda Jean-Michel, che a dir vero si chiama Ermanno, però parrucchiere non si può chiamare i nomi italiani. Allora io dico, guarda Jean-Michel, mi devi fare una piega che è un misto tra Christina Aguilera e Taylor Swift, una piega che quando cammino per strada avanti e indietro gli uomini mi devono seguire come una partita di Sinner. E devo dire che Jean-Michel si è impegnato, dopo 15 ore e 20 minuti ha battuto tutti i record europei. Dopo l'ultima spruzzata dell'H, dopo la trentesima spruzzata dell'H, si è staccato un iceberg dall'Atlantide, è venuto giù e mi fa, e voilà! Che ve devo dire? Entra al negozio tutte le donne invidiose se volevano fare la piega come la mia, tutti, pure un pullman di cinesi che sono entrati dentro e mi hanno detto, tacci soia! Capirai? Dopo che ho firmato il mutuo per pagare, tutto sto tempo sono uscita che c'ha un jet lag. Ho iniziato a camminare con il mio passo da leonessa. Ah, ve magno a tutti. A un certo punto mi si è avvicinato alla tipica aria romana, arponentino, che mi si strusciava. Io, hai capito arponentino? Mica tanto ino. A un certo punto una botta di scirocco, mi si sono pesi tutti i capelli. Che da Taylor Swift a Napoli suo capo è stato un attimo, da 2000 euro di roba buttata. Ma tanto a voi uomini che ve frega? Ma voi uomini mica state a guardare il capello? A voi che ve interessa? A voi pure se so capelli lunghi, corti, lisci, ricci, non ci capite niente. Come quella signora che va dal marito e fa, amore, non noti qualcosa di strano? Dico, non vedi qualcosa di diverso? Sì, 300 euro meno da... Oh, e poi se non vi piaccio così, fate come vi pare, andate un po' a morire ammazzata, andate, ma ricordatevi che ogni lasciata è persia.